che riparte dall'Inter, un Inter che ha già messo da parte la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, l'eliminazione nei quarti di finale e sta naturalmente concentrandosi su quella che è la super sfida dello Juventus Stadium contro i bianconeri. Allora, vediamo che cosa è successo oggi ad Appiano Gentile, che Inter troverà la Juventus e sentiamo anche le parole di Candreva proprio nel day after dell'eliminazione in Coppa Italia. La striscia magica dell'Inter di Pioli si è infranta proprio contro la sua Lazio, si è stoppata 9 vittorie consecutive con una dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia che fa diventare ancora più importante la sfida di domenica alla Juve. Tenevamo molto alla Coppa Italia e a passare il turno. E così non è stato, ora dobbiamo dimenticarla al più presto e pensare a oggi, a domenica, che è una partita importante. Per fare il risultato a Torino e continuare a inseguire quel terzo posto che è ora l'unico obiettivo della stagione interista, serve la partita perfetta. Sappiamo che è una partita difficile, sappiamo che la Juve è la squadra più forte del campionato, sappiamo che sarà una partita difficile, dobbiamo mettere più del 100% delle nostre qualità, delle nostre forze, però ora è un buon momento per noi, ce l'andiamo lì, ce la giochiamo. Candreva però avrebbe anche potuto non giocare contro la Juventus e Suning non avesse respinto l'assalto e i 30 milioni del Chelsea di Conte l'ultimo giorno di mercato. Abbiamo letto che c'è stato questo tentativo del Chelsea per cercare di strappare Candreva all'Inter. Ti ha chiamato Conte, ce lo puoi dire? Questo chiediamolo alla società. Dal campo arrivano notizie positive. Medel sembra recuperato. Gabigol ha segnato 2 gol contro la Primavera. Pinamonti uno come Eder, che dopo non aver giocato neanche un minuto in Coppa Italia potrebbe essere la carta a sorpresa allo stadium. Allora, queste le notizie in casa Inter. In casa Juventus invece si pensa a come affrontare proprio i nerazzurri, a cominciare dal modulo che probabilmente verrà confermato, o almeno così si crede, così come ha lasciato intendere anche Allegri, il 4-2-3-1 juventino, che avrà altri interpreti perché sono rientrati alcuni infortunati. Uno di questi è Marchisio, che però non verrà probabilmente utilizzato contro l'Inter. Tutti pazzi per la Juve 5 Stelle che con il nuovo modulo ha ritrovato consapevolezze che sembravano incrinate. La squadra con il 4-2-3-1 ha vinto 3 partite su 3 contro Lazio, Milan in Coppa Italia e Sassuolo. Il successo di campionato a Reggio Emilia in trasferta ha restituito anche sicurezze lontano dallo Juventus Stadium con un dato in più. Con questo schema la Juve ha anche ritrovato la solidità difensiva che sembrava legata a doppio filo alla linea 3 e invece con più attaccanti in campo è aumentata anche la compattezza dietro. Lo confermano i numeri. 3 partite giocate con il nuovo modulo, 6 gol segnati e solo uno incassato contro il Milan. Merito non solo delle parate di Buffon, che anche a Reggio Emilia è stato decisivo, ma soprattutto dell'atteggiamento aggressivo degli attaccanti che con il loro pressing e le coperture difensive sono il primo ostacolo per gli avversari. È una Juve equilibrata dunque, oltre che spettacolare, ed è per questo che Allegri sembra intenzionato a riproporre uomini e modulo anche contro l'Inter. La rosa è di nuovo quasi al completo, dalla Coppa d'Africa è rientrato Benatia, dall'infermeria si rivede Dani Alves, solo Lemina resta indisponibile. Sta meglio anche Marchisio, che si candida per una maglia da titolare, ma non sarà facile fare posto nemmeno a lui. Pjanic e Khedira hanno trovato automatismi e sintonia davanti alla difesa. Cuadrado e Mandžukić sugli esterni sono preziosi. Dybala, nonostante i capricci di Reggio Emilia, è troppo importante alle spalle del bomber Higuain. Marchisio dovrebbe prendere il posto di Khedira o Pjanic, ma il tedesco fondamentale anche in zona gol sembra imprescindibile. Pjanic potrebbe essere spostato sulla tre quarti, ma in quel caso chi lasciare fuori tra Cuadrado, Dybala e Mandžukić? La decisione non sarà semplice. Allegri avrà ancora 3 allenamenti più la rifinitura di domenica per scegliere atteggiamento tattico e interpreti, con la sensazione che difficilmente farà modifiche ad una squadra che sembra aver trovato con il 4-2-3-1 l'equilibrio perfetto. Parliamo invece adesso di Lazio. Abbiamo detto che la Lazio è già qualificata, aspetta la vincente della sfida di questa sera. Una Lazio che si coccola i grandi protagonisti della serata di San Siro, ma che ha anche qualche problema che riguarda soprattutto un giocatore. Allora scopriamo tutto in questo servizio.
Ci voleva una serata speciale ed è arrivata. L'impresa della Lazio a San Siro, volata in semifinale di Coppa Italia, tiene ancora più che viva la stagione. Inzaghi, pur felice per la vittoria sull'Inter, avrebbe voluto chiudere prima una partita dominata nella prima parte sul piano del gioco, ma comunque i gol di Felipe Anderson e Biglia hanno trascinato la Lazio verso un traguardo ambizioso. Sono stati di nuovo loro i leader indiscussi, Felipe, mattatore e talento puro, capace di inventare giocate e prodezze, ma anche di fallire clamorosamente troppe occasioni da gol, e il capitano che nel gol vittoria ritrova se stesso, cancellando le tensioni di qualche giorno fa e l'aggressione del tifoso dopo il KO con il Chievo. Come voltare pagina, la squadra si è liberata tornando a vincere per giunta per la prima volta contro una big, un segnale importante che può dare una svolta. Inzaghi ora sa che può contare su una Lazio ritrovata anche nei numeri. In gruppo da oggi c'è di nuovo anche Keita, rientrato dalla Coppa d'Africa. Il senegalese non ce l'ha fatta ad essere presente a San Siro, Inzaghi ci teneva molto, lo aveva inserito nella lista dei convocati con l'intenzione di farlo anche giocare qualche minuto. L'attaccante però non si è presentato, l'unica piccola ombra ancora da cancellare. La Lazio ha bisogno anche di lui, a cominciare dalla trasferta di Pescara. Sta riflettendo invece il Milan in queste ore, sta riflettendo soprattutto Montella su quale formazione schierare contro la Sampdoria domenica per cercare di lasciarsi alle spalle il periodo negativo e anche i tanti infortuni in casa rossonera che a questo punto cominciano a pesare. Ecco perché l'allenatore del Milan probabilmente schiererà i giocatori nuovi che sono arrivati dal mercato. Ocampos in campo a Milanello, Bonaventura in ospedale a Turku. Lo sfortunato giocatore rossonero è stato operato in Finlandia dal professor Sakari Orava per il distacco completo del tendine del lungo adduttore sinistro. Recupero previsto 4 mesi. Alle 15, dopo una mattinata passata in palestra insieme ai compagni per una seduta atletica, Lucas Ocampos ha effettuato il primo allenamento in maglia rossonera sul campo rialzato, incrociando spesso da avversario Gerard Deulofeu, in una seduta dove Montella ha cominciato a preparare il delicato lunch match di domenica avversario della Sampdoria. Dovrebbe essere lo spagnolo a completare il reparto di attacco, dove potrebbe rientrare la Padula dal primo minuto con il suo ex compagno di under 19 spagnola Suso a destra. In mezzo al campo come centrale favorito Sosa per dare una giornata di riposo psicofisico a Locatelli, che rivedremo a Bologna. Laterali Kučka e Pašalić. In difesa potrebbe candidarsi per un posto da titolare Zapata al posto di Paletto Romagnoli. Calabria ancora parte, si dovrebbe rivedere Antonelli sulla sinistra in ballottaggio con Bangioni, che non verrà ceduto nonostante qualche ventilata richiesta dall'Argentina. Sicuri Abate e Donnarumma, e a proposito del giovane portiere, Mino Raiola, in una esternazione delle ultime ore, ha promesso di non parlare più del suo assistito. Con Galliani ho deciso che di Donnarumma non ne parlo più. I ragazzi devono essere lasciati in pace, non stiamo parlando con nessuna squadra e se qualcuno lo vuole deve rivolgersi al Milan. Aria pura per i preoccupati tifosi rossoneri. Ci ha servito l'assist allora Carlo Pelegatti nel suo servizio, perché insomma le dichiarazioni che abbiamo raccolto in esclusiva proprio ieri qui su Premium Sport di Mino Raiola hanno fatto discutere e non poco sia i tifosi del Milan ma anche lo stesso procuratore, che oggi è tornato sull'argomento, come abbiamo sentito. Ha parlato però anche di Napoli, perché il suo intervento è stato proprio in una radio napoletana, Radio CRC, andiamo a sentirlo. A poche ore dalla fine del calciomercato invernale, il superagente Mino Raiola ha ancora qualcosa da dire. Due parole su Omar El Kaddouri. Dopo il giallo sul rinnovo, il giocatore ora è dell'Empoli e ci pensa Raiola a mettere le cose in chiaro. Ha giocato poco negli ultimi 2 anni, io credo non per colpa della sua qualità, ma credo che qui un colpevole c'è, si chiama Sarri. Però credo che Sarri nella faccenda di Omar non ha avuto un ruolo da signore. E sempre Sarri sembra essere il problema quando si chiede al procuratore dei procuratori del futuro di due dei suoi assistiti, Balotelli e Ibrahimovic. Io so che adesso anche De Laurentiis l'ha conosciuto in uno dei suoi viaggi a Los Angeles, e quindi sicuramente, ma chissà, con Zlatan non si sa mai niente. L'unico grande problema che c'è è che se Sarri si comporta con Zlatan, si comporta con El Kaddouri, è meglio che prenda una bella barca e se ne va a mare e va a pescare. Vogliamo aspettare un paio di mesi per decidere il futuro di Maga, e quello sarà così. Non è
escludiamo niente, quindi né Napoli né altre grandi società. E quindi vedremo in estate quella che c'è. Vabbè, ma ci vogliono tre cose, ci vuole anche De Laurentiis, ci vuole anche Sarri, ci vuole anche, Dybala, un posto così importante devono essere d'accordo tutto. Promemoria per tutti, Seraiola ha speso così tante parole sulla questione Napoli, dimenticatevi che faccia lo stesso sul futuro di Donnarumma. Dopo l'incontro con il Milan, la gente non spenderà più nessuna parola sul giovane talento rossonero, almeno fino alla prossima sessione di mercato. È bellissimo già sognare per quelli che saranno i colpi futuri, anche se, come abbiamo sentito in questo servizio, Simeone-Milan è un affare che secondo Preziosi, almeno in questo momento, sarà difficile da farsi. Andiamo a sentire allora il presidente del Genoa. Simeone l'abbiamo guardato molto bene e quindi sapevo benissimo che era un giocatore importante, ma che comunque doveva crescere. Lui ha anticipato, secondo me, quello che poteva essere un tipo di risultato di questo giocatore sul campo. L'ha anticipato perché è nel suo DNA lavorare tantissimo, aveva voglia di apprendere, ha determinazione e quindi i risultati sono stati automatici. Ieri infatti è già circolata la voce del Milan per giugno, quando sta seguendo Simeone, 30 milioni. Sì, beh, era circolato tantissime voci, non dico i giornali perché non voglio colpire nessuno, però voglio dire, il fatto che si possa pensare, innanzitutto poi hanno toccato la società, la meno adatta a una candidatura per un semplice fatto che Galliani, che imputano come mio amico, ovviamente perché lo è, pensa che così al bar si dice dammi Simeone, quando sa che non ha possibilità neanche di comprare nessun giocatore se non prendere dei prestiti, per cui non ha neanche potere fino a quando entreranno i cinesi e sarà fine febbraio, per cui hanno indicato proprio la società sbagliata, come sempre. E allora Simeone, rivelazione di questo campionato, ma rivelazione anche l'Atalanta e in particolare l'uomo che vedete alle mie spalle insieme a Gasperini, ovvero il Papu Gomez, oggi ha parlato a un incontro proprio con i tifosi bergamaschi e andiamo a sentire che cosa ci ha raccontato. Papu, di follower sui social ce n'hai tanti, però suscitare anche tutto questo entusiasmo fisico, che sensazione ti dà? No, bellissimo, ovviamente... E per noi è una soddisfazione enorme, tutto il calore, l'affetto della gente, è veramente una spinta in più. È finito il mercato, adesso ripartite sperando di mantenere, diciamo, l'andamento, forse anche di migliorare. Che idea ti sei fatto? Sì, l'idea è quella, è ovviamente rimanere sulla parte sinistra della classifica. Gli obiettivi sono cambiati e speriamo lottare fino alla fine per stare più o meno tra le ottavo e quinto posto, più o meno. Un'idea europea c'è? Sì, sì, certo. Ormai siamo lì, è bello vedersi lì, la squadra gioca bene e penso che non c'è nulla da invidiare dalle altre.